Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati sul mio canale, sono il vostro Franco92 e oggi siamo qui con un nuovo video recensione. Di cosa parleremo? Oggi tratteremo appunto delle sedie da gaming. Come vedete qui dietro, finalmente ho acquistato la mia prima sedia da gaming. Il modello in questione è una Diablo X1, comprata appunto su Amazon, e ora vi andrò ad elencare tutti quelli che sono i suoi pregi e difetti. Cosa offre questa sedia da gaming? Per prima cosa ha lo schienale declinabile, che ovviamente è una cosa abbastanza comoda, soprattutto quando noi andiamo a vedere le nostre serie TV preferite. Oppure magari preferiamo andare a guardare, andare a giocare, soprattutto quando preferiamo andare a giocare belli spavanzati come se non ci fosse un domani. La sedia appunto è inclinabile di 180 gradi, come potete vedere appunto dalle immagini. In secondo luogo anche l'altezza della sedia è regolabile, infatti vi sarà un pistone a gas di classe 4, quindi abbastanza buono, che appunto vi permetterà di andare a regolare quella che è l'altezza della sedia. Poi i braccioli purtroppo non sono regolabili, però sono messi ad un'altezza abbastanza giusta secondo me, sono abbastanza alte onestamente, quindi non mi pento di aver fatto questa scelta. Perché ricordiamo che il modello già con anche i braccieri regolabili costava già sulle 150 euro, quindi secondo me spendere 15 euro in più per solamente dei braccieri regolabili non andava più la pena. Poi insieme alla confezione vengono anche forniti quelli che sono il cuscino lombare e per le cervicali, però andando un po' al sodo, come si comporta questa sedia da gaming? Ah ragazzi, io vi parlo per mia esperienza personale, io l'ho da qualche giorno e vi posso dire che è una sedia abbastanza comoda. Ovviamente come ogni sedia, dato anche il suo prezzo, che vi dirò in seguito, ha i suoi pro e contro. Ad esempio, io i cuscini forniti con la sedia l'ho trovati abbastanza comodi. L'imbottitura è buona al momento, è un'imbottitura né troppo morbida né troppo dura. Diciamo che l'imbottitura media come durezza, io mi ci trovo abbastanza comodo. Diciamo che in generale la sedia non è come ad esempio una Querus o una Caffa Racing che sono molto più grandi, è abbastanza compatta come sedia. E questo lo si può notare soprattutto nella seduta. Infatti, diciamo una cosa che una critica che vorrei fare a questa sedia è che nella seduta, diciamo come si può vedere dalle immagini, c'è diciamo, proprio nella parte finale della seduta, che sono, diciamo, la parte proprio finale va un po' a sbattere sulle gambe, quindi un pochettino, se tenete un po' le gambe un po' aperte, non in quel senso, se tenete ad avere un pochettino alla seduta un po' con le gambe un po' divaricate, andate a sbattere appunto in questa zona e potrebbe dare un po' fastidio come succede a me. Però ragazzi, è una questione di abitudine, vi ci potete tranquillamente abituare. Poi il fatto che lo schermo appunto sia declinabile per me è un grosso vantaggio, perché tranne quando diciamo non studio o non sto giocando, in generale quando ad esempio ho un film o una serie TV a computer, io ho l'abitudine appunto di andare a stiracchiarmi un poco. Poi un'altra mancanza è che la sedia non dondola, che per me non è una mancanza, ma in realtà è una cosa che preferisco io, perché le sedie che dondolano onestamente a me rompono le scatole per brutte esperienze passate. Ragazzi, ma alla fine, in conclusione, vi consiglio di comprarla? Assolutamente sì, ragazzi, soprattutto al prezzo a cui è venduta. Infatti, io questa sedia l'ho acquistata a ben 139 euro in colorazione Total Black praticamente. Ma appunto, ci sono altri colori. Secondo il mio parere, questo è proprio un best buy perché per qualità-prezzo, per soli appunto 139 euro, difficilmente troverete una sedia di questo genere. Possibilmente troverete anche su quella cifra delle sedie abbastanza cinesi che possibilmente hanno anche il poggiapiedi e il poggiagambe, però diciamo poi pecca possibilmente in quella che è tutta la qualità costruttiva generale. Unica nota dolente secondo me è comunque di stare attenti al montaggio, perché comunque il montaggio non è dei più semplici, anche se in un'ora comunque si riesce a montare, ma io ho avuto difficoltà perché appunto nelle istruzioni diciamo non c'era praticamente scritto quasi nulla, e di certo quindi sono andato un po' ad intuito come si montava. Però vi posso dire che come qualità costruttiva generale è abbastanza buona. Se dovessi darle un voto da 0 a 10, le darei un bel 7,5 onestamente. E quindi ragazzi, spero che questo video vi sia stato utile. Ovviamente vi lascio il link qui giù in descrizione se volete acquistare questa sedia. Scrivetemi anche voi nei commenti cosa ne pensate di queste sedie, se l'avete acquistata o se ne siete possessori, cosa ne pensate. E noi ci vediamo con un prossimo video. Ciao ragazzi!